Oh mia bella Madonnina. Con 3 milioni di fans sul web, Casa Surace è molto di più di un semplice cast, è una vera e propria community. L'idea nasce da un gruppo di amici e coinquilini partenopei accomunati dalla passione per lo spettacolo che si unisce per raccontare le differenze tra nord e sud sotto gli occhi degli studenti fuori sede. Sono stati a Urbino, all'Aula Magna di Palazzo Battiferri, invitati dall'associazione Cuspide Siamo per raccontare da vicino il loro progetto agli studenti universitari della città ducale. Casa Surace è famiglia, Casa Surace è comunità, Casa Surace è un po' tutto quello che raccontiamo, che è quello che accade nelle case, soprattutto nelle famiglie del sud. È proprio dai social network, parte fondamentale del loro successo, che prendono spunti per realizzare i loro sketch. Buongiorno! Io mi sono permessa che c'è la palla e salsiccia per spezzare un po'. Ma non dovevi? È quella calle di Capretta, è quello forte. Signora, buona domenica! Ti ho portato una bottiglia. Non dovevi? Sì, ho portato l'olio nuovo, ve lo manda papà. Ma non dovevi però. Lo so, ci tenevo a farvelo sapere. Buongiorno signora, eccomi, guardi, io a un certo punto mi ero accorto di essere in ritardo. Avevo pensato di portare le paste, però se portavo le paste poi alla fine facevo tardi. Quindi ho pensato, meglio essere in ritardo e portare le paste oppure essere in orario e non portare niente. Quindi alla fine sono arrivato in orario e non ho portato niente. Non mi hai portato il pasto! Non mi hai portato il pasto e perché che non ci manteva! Per valorizzare poi quello che è la parola terrone, che non è un dispregiativo, ma è invece proprio colui che è attaccato alla terra, quindi che ha i valori della famiglia, della spontaneità, delle radici e di tutto. In platea anche il sindaco Maurizio Gambini e il rettore Wilberto Stocchi, che si è fatto coinvolgere dal gioco Quanto sei fuori sede? Insieme ai ragazzi presenti. Questa è Casa Surace.